Amiche e amici di Volon Bright, siamo qui con Cristian Giagnoni, non ha bisogno di presentazioni, anche oggi vincitore del Giro d'Italia di handbike, vincitore assoluto e di categoria, e ti chiediamo com'è andata questa gara. Ciao a tutti, questa gara è andata bene, è stata una delle più emozionanti perché sono arrivato abbastanza tranquillo, nel senso che mi bastava arrivare tra i primi 10 per poter vincere la maglia rosa categoria, ma anche l'assoluto, quindi ero abbastanza tranquillo, soltanto che quando è tutto facile è quando succede sempre di tutto. Infatti quasi al 40° minuto ho perso un pezzo alla bici, sono dovuto fermarmi, sono stato fermo quasi un minuto e mezzo, quindi sai, riprendere gli altri continuavano ad andare, che il minuto e mezzo non è pochissimo. E niente, mi sono messo lì e ho detto vediamo, insomma alla fine li ho presi e sono riuscito a tagliare il traguardo per primo, quindi soddisfazione enorme perché così, insomma, non lo credevo io, ma neanche tutte le persone che sono con me, perché c'è tanti ragazzi, tanti amici mia che erano qui per questo, quindi avevo un po' un senso di colpa. I fan più sfegatati in assoluto, durante la gara. Sì, Sì, assolutamente. Quello non lo so, me lo dai di te. Però davvero. Parlare li sento, però... Quindi questo Giro d'Italia ti trovi molto soddisfatto? Sì, soddisfatto perché, a parte... Allora, per me è terzo di categoria che vinco. Quest'anno, sinceramente, avevo puntato a vincere il più possibile per riuscire ad arrivare al primo assoluto. Poi quando si fa dei progetti e arrivano i risultati... che devo dire, cioè è sempre bene, quindi bene, il primo assoluto era una cosa che mi piaceva proprio riuscire a farla, quindi contentissimo. Progetti futuri? Progetti futuri, niente, ci sarà del Giro Nazionale, un altro anno sarà cose un po' più elevate, nel senso cominceremo ad andare anche un po' più all'estero per l'Europeo e per altre gare più internazionali, quindi di preciso ancora non so, però proviamo a alzare un po' il gradino. Ovvio, Giro d'Italia, se per me Giro d'Italia lo farò sempre, perché da italiano è una cosa che a me piace farla, quindi quello nessuno me lo leva, e poi vedremo di fare altre cose un po' più importanti. Grazie mille, speriamo di rivederti in qualche gara in Italia, ma speriamo di vederti anche all'estero. Sicuramente sì, anche lo spero anch'io, sicuramente in Italia ci sarò sempre. Tanto vince sempre, anche se avevamo la coppa o qualcun altro non commentavamo niente di male, no?